Innanzitutto, benvenuti. Ho scelto di mettere questa foto della nostra fondatrice, Rita Levi Montalcini, perché lei a 100 anni continuava a parlare di futuro, non ha mai guardato con rimpianto indietro, ma ha sempre guardato avanti. E per questo, vi voglio, parlare del fatto che la memoria viene erroneamente messa vicino alla parola passato, ma in realtà la memoria non ha nulla a che vedere col passato, perché grazie alla memoria noi possiamo programmare, decidere e persino prevedere, quindi la memoria si coniuga al futuro. La memoria ci permette anche di svolgere compiti complessi sia con il corpo, come per esempio danzare, sia con la mente, superare l'esame di fisica. Ci sono due tipi di memoria, memoria a breve e lungo termine. Fermiamoci un attimo sulla memoria a breve termine e paragoniamoci per poco a un computer. È come la RAM di un computer. Per esempio, quando noi facciamo copia e incolla su un computer, la frase, la parte che è rimasta, copiata si incolla fino a che non spegniamo il computer. A quel punto il computer non ricorda più. La memoria a lungo termine è invece più duratura. Vediamo un attimo, di scendere nel dettaglio. L'apprendimento di fatto comincia sempre con una traccia labile, cioè con una traccia a breve termine che può essere trasformata o meno in una traccia a lungo termine. Che cos'è che fa sì che il nostro cervello decida se la traccia deve restare labile e quindi cancellarsi per subito oppure dopo un po'? Oppure se la traccia viene, adesso usiamo il termine giusto, consolidata. Prima di tutto, diciamo, l'utilità. Secondo punto, la ripetitività. Terzo punto, tutto ciò che è correlato con una reazione emotiva. Ma che cosa significa consolidamento? Solo per darvi un'idea, che consolidamento della memoria è un cambiamento del cervello. Vi dirò di più, le tracce della memoria proprio si spostano da un punto all'altro, in particolare dall'ippocampo che ospita le tracce labili, in altri pari punti del cervello. Tutto questo, tanto per dirvi un'altra cosa, succede durante la notte, durante il sonno profondo, quando non sogniamo. A questo punto, una volta che la traccia è stata fissata, consolidata, può essere rievocata, esattamente come facciamo con il computer, richiamiamo praticamente un file, però con la differenza che quando noi richiamiamo un file possiamo anche richiuderlo e rimetterlo a posto senza farci niente. Invece, tutte le volte che noi rievochiamo una traccia di memoria, la modifichiamo, cioè la riscriviamo. Questo che cosa può creare? Una cosa buffa che è stata scoperta nei topi, ma che si sa succede anche a noi. Nel senso che si formano falsi ricordi, perché riconsolidando, riscrivendo ogni volta la traccia, succede che diventa sempre più distante da quella iniziale. Questo è normale perché noi, per esempio, quando apprendiamo una cosa, aggiungiamo informazioni oppure le togliamo. Però che cosa succede? Che il nostro cervello, forse come effetto collaterale della nostra creatività e immaginazione, quando non ha, diciamo, delle informazioni precise che permettono di ricostruire il ricordo, riempi i buchi. Quindi, se per esempio io so che questo mouse sta sempre poggiato qui, immagino che sia in quella posizione e quindi do per scontato che anche in quel ricordo che sto rievocando sta lì, mentre invece stava da tutt'altra parte. Ma non è assolutamente una bugia, è una cosa che viene fatta dal nostro cervello inconsapevolmente. Ora vi volevo raccontare diciamo, i tipi di memoria. A lungo termine, cioè quelle che vengono consolidate. E in questo uso diciamo, un distinguo lessicale. La parola ricordi e la parola memorie. La memoria può essere esplicita, dichiarativa, cioè vuol dire che noi coscientemente richiamiamo un ricordo, quindi sono le nostre memorie di fatti, di persone, eventi. Il verbo è ricordare, è un verbo attivo, cioè noi attivamente ricordiamo le cose che ci sono successe. Invece la memoria a lungo termine può essere anche implicita, automatica, cioè quella che è legata all'azione. Senza vederli nel dettaglio, sono tutte le cose che noi facciamo aiutati dalla nostra memoria, però non in maniera cosciente, cioè noi non ricordiamo in maniera
cosciente, ma in maniera del tutto automatica. Per esempio, quando ci abbottoniamo, quando ci allacciamo le scarpe, quando camminiamo, quando suoniamo il piano, se abbiamo imparato a suonare il piano, o danziamo, se sappiamo danzare, eccetera, eccetera. Un'altra memoria molto interessante e che oggi è alla base di questo seminario è la memoria collettiva. È particolare perché funziona esattamente come la memoria autobiografica esplicita dichiarativa, cioè se ne può parlare, la rievochiamo in maniera cosciente, ma è buffissimo perché è di fatti persone, eventi non nostri, che sono successe ad altre persone. E perché noi possiamo fare nostra una cosa, una memoria di un'altra persona o di un popolo, perché esistono i neuroni specchio, che sono stati scoperti in quanto sono dei neuroni che si attivano gli stessi, sia che facciamo una cosa noi, sia che la vediamo fare da un'altra persona. E quindi noi siamo in grado di provare le cose senza farle, cioè in maniera specchio, appunto. Che cosa serve la memoria collettiva? È uguale alla memoria autobiografica, ci guida, prevede, programma, anche se non è nostra, ed è alla base della comunità, quindi è molto molto importante. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e poi lascio la parola ad Angela. Vorrei entrare nel mondo della narrazione in carrozza. E vi chiedo di dirmi, secondo voi, quali sono questi 5 cavalli che trainano, quindi che portano avanti la narrazione? Io vorrei dire il gioco. Emozione. Fantasia. La fantasia, assolutamente sì. Immaginazione e fantasia sono in pole position. Cos'altro? La curiosità. Anche? La memoria. I sciocchi. Di ciò che si è immagazzinato. No, il ritmo, il respiro, agitazione, il tempo, azione, è il corpo, lo spirito. E il segreto è veramente lo spirito di condivisione. Quindi con questo stesso spirito di condivisione vi chiedo se c'è un modo di dire, un proverbio di casa vostra. Ho fatto il giro di Peppe appresso alla Reale. Anche la regina ha bisogno della vicina. Alleger è il dì di morte. Il giorno della morte devi essere allegro. Poi mi mangi pure la breta. Cava la pezza piquando bene lo portoso. Vale più una lira di risparmio che 100 di guadagno. Vi chiedo di inventarci una storia. Attenzione, una parola per uno. Ma e faremo un piccolo esercizio di memoria, la persona che chiamerò dovrà aggiungere la sua parola, ma prima ridire parola per parola tutta la storia che ha sentito. C'era una volta là. C'era una volta la gatta. C'era una volta la gatta nera. La gatta nera che? Che saltava. Che saltava dal. Che saltava dal balcone. Dal balcone solamente. Solamente il. Che saltava solamente il giovedì. Dal balcone. Che saltava dal balcone solamente il giovedì. Che saltava dal balcone solamente il giovedì. Perché non. La gatta nera che saltava dal balcone solamente il giovedì. Perché non aveva. Altri topi. Saltava dal balcone solamente il giovedì perché non aveva altri topi da mangiare. C'era una volta un re che però era il più grande raccontastorie del suo regno. Era veramente abilissimo a raccontare storie. Insomma, arrivavano da vicino, da lontano per ascoltarlo, però lui, essendo una persona molto molto sensibile, si rendeva conto che c'era qualche cosa che gli mancava, cioè era sì il più abile raccontastorie del suo regno, però non era il più abile raccontastorie di tutto il mondo. Quindi, essendo un re potente, cominciò a sguinzagliare tutti i suoi consiglieri in giro per i quattro angoli dell'universo per scoprire qual era questo segreto per essere il più abile raccontastorie dell'intero universo. E quindi manda i suoi consiglieri in tutti i paesi possibili
e uno ritorna indietro dicendo: guardate maestà, io ho scoperto che il segreto per diventare il migliore raccontatore di tutto il mondo è essere un bugiardo. Devi avere un vestito di tanti colori e una parrucca gialla. Guardare intensamente negli occhi tutti quelli che poteva guardare. Raccontare col cuore di un bambino. Il segreto per diventare il miglior raccontastorie è quando tu racconti una storia, ma chi ti ascolta di te si dimentica e si ricorda solo della storia che hai raccontato. Questo laboratorio nasce da un dove incredibile, che è la nostra città, esatto, che è Roma. Quindi quello che vi chiederò adesso di fare è un altro di quegli esperimenti incredibili, che è chiudere gli occhi. E vi controllo perché metto il riquadrino in cui vedo tutti gli occhi chiusi. Fidatevi. E nel chiudere gli occhi vi chiedo ai romani, quelli che ci sono nati, cresciuti e pasciuti, alle romane che ci sono arrivate a un certo punto della loro vita, a chi a Roma non ci vive come Filippo, come Phil, però di ricollegarsi a Roma. Roma, le sue strade, i suoi odori, i suoi sapori, il suo casino, la sua meraviglia, la sua bellezza. E vedete che cosa succede se vi chiedo un quando di Roma, quindi un momento, il primo ricordo che vi viene in mente legato a Roma, che quindi può essere per chi c'è nato un ricordo di infanzia, per chi c'è venuto a un certo punto, perché è arrivato a un certo punto un ricordo, ma uno dei primi ricordi che avete di Roma. Quindi vi do veramente un minuto per pensare a un titolo, e quando avete il titolo, mano sulla testa. Il titolo film non c'era la U. Ambientato nell'agosto 2005, quindi andiamo un po' indietro nel tempo. A giugno, quindi erano finite le scuole, di molti anni fa, facciamo come ha fatto Carmen, che non vi dico esattamente quando, ma insomma una Roma degli anni 70, fine anni 60. C'era una volta una piazza con delle panchine, non saprei dire in che zona di Roma. E, ero con il mio fidanzatino di allora e non avevo mai visitato Roma per fatti miei, diciamo, ero sempre andata in giro con mio padre, mi portava per chiese, eccetera, per cui non... Invece quella volta questo mio fidanzatino si era fatto prestare una reflex. Cioè, quando mi avete chiesto i ricordi di Roma, mi sono venute in mente tutte le bellezze, ma... Poi è venuto fuori invece il primo ricordo proprio, che ero molto piccola. E non è bellissimo, l'ambientazione non è appunto delle migliori. È quella di Via Prenestina, dove io sono nata. Io ho un ricordo un po', diciamo, timido, ecco, perché appartiene un po' a una periferia, che è Pietralata, dove ho passato la mia infanzia perché i miei nonni paterni sono di lì, e il ricordo è prima di tutto sensoriale, cioè nel senso che io ho ben presente la sensazione fisica del braccio di mia nonna che mi prende sotto braccio a me, che mi stringe forte perché dobbiamo camminare e attraversare la strada. Ricordo benissimo un'uscita fatta con mio padre e mia madre, ero molto piccina, andando da casa mia verso Porta Maggiore. E lì c'era un palazzo vicino al deposito, quello che è il deposito dei tram, che ancora era stato bombardato. E quindi c'erano ancora tutti i detriti del palazzo, che si allungavano ancora verso il piazzale, dove appunto è il piazzale del deposito. Io in realtà non sono romano, io vengo dal Molise, e una delle prime volte probabilmente che sono andato a Roma è per fare il provino all'Accademia Nazionale di Danza. In realtà io sono rimasta un po' bloccata perché quando hai detto il primo ricordo
di Roma, quindi sono tornata proprio indietro e quindi a cercare la prima immagine, no? Quindi ero veramente molto molto piccola. Mi ricordo un'aula di danza, e però mi ricordo la sensazione di... mi sentivo davvero un alieno, perché tra l'altro in quella sessione di provino io ero l'unico maschio e tutto il resto erano femmine, e mi ricordo le insegnanti, mi ricordo che una aveva i capelli rossi, però mi ricordo sti capelli rossi, sì, e forse eri tu Angela, non lo so. Dunque io sono nato in Tirolo, in Alto Adige, in Alta Valpusteria, e ho passato la mia infanzia sui pratoni che da San Candido vanno a Dubbiaco. Un posto meraviglioso, soprattutto per un bambino. E soprattutto per un bambino che aveva un fratello, per cui noi abbiamo passato i primi 7-8 anni della nostra vita a giocare sulle montagne. Mia mamma mi portava, quando appunto ero piccola, a fare la merenda sotto il colonnato di San Pietro, per cui per me il primo ricordo, il primissimo, è di questo posto meraviglioso, che io non sapevo fosse un posto meraviglioso. È chiaro che il primo ricordo di Roma è stato il primo, quindi è il primo giorno in cui noi, a seguito della nostra famiglia, di nostro padre che si è trasferito per lavoro, scendiamo da un palazzo in cui abbiamo cominciato a vivere, un palazzo di 8 piani vicino al Vaticano, che non poteva essere più diverso dalla situazione di Baita del Tirolo in cui noi avevamo vissuto fino a quel momento. Ecco perché ho chiamato lo shock. Mi ricordo che a Roma non nevica quasi mai, quando nevica è una festa. E noi stavamo in casa, io ho 4 fratelli, tutti maschi, e poi ci siamo svegliati una mattina. Poi questi ricordi si sono un po' intrecciati con le altre volte che ha nevicato a Roma, però insomma l'atmosfera è ovattata, soft, tutto acquista, non ci sono rumori, che anche questa è una cosa insolita per Roma. A voi. Magari ci scorderemo un po' di volti, ma sono profondamente convinta che nel cor cordis, nel cuore, ci ricorderemo le storie che ci siamo raccontati e che ci siamo raccontate.